appuntamenti prima che la scuola finisca e che arrivi definitivamente l'estate. Quindi vi lascio con una carrellata di sport alle Olimpiadi. Oggi abbiamo bisogno semplicemente di una scopa e di una pallina, fatta anche tranquillamente con 2 o 3 foglie di giornali schiacciati tutti insieme. Se avete un pallone morbido con cui potete giocare tranquillamente in casa, fatelo, usatelo tranquillamente. Ora iniziamo dai principali sport di squadra: calcio, basket, pallavolo, baseball o softball per quanto riguarda il lato femminile, e unihockey, hockey prato. Iniziamo dal calcio. Prendiamo la nostra pallina di carta e proviamo a colpirla e riprenderla, oppure proviamo a portarla un po' in giro. Proviamo a calciarla, proviamo a colpirla con la testa, con le ginocchia. Basket. Proviamo a palleggiare, mano destra, mano sinistra. Se avete una palla normale, usatela tranquillamente. Facciamo passare in mezzo alle gambe. Sotto. E proviamo a tirare. Palleggio, palleggio, palleggio. Vai, tiro. Proviamo con la pallavolo. Proviamo a colpire la palla con il bagger o con il palleggio. Proviamo a fare una bella schiacciatona. Un pochino con la scopa. Ok. Il baseball si lancia e si colpisce. Ci sono i lanciatori e i battitori. Quindi proviamo a lanciare. Proviamo a lanciare. E proviamo anche a colpire. Anche se allunga la scopa, ma proviamoci lo stesso. Ok, passiamo ad altri sport che possono essere più o meno individuali. Iniziamo dalla canoa. La canoa, usiamo la nostra scopa, andiamo in avanti, quindi diventa questo. E torniamo indietro facendo invece il canottaggio, quindi spingo. Ancora, dai, in avanti canoa, all'indietro canottaggio. Ora diventiamo degli schermidori. Bisogna sempre salutare il pubblico, gli avversari, i giudici, e poi si inizia a tirare di schermo. Ci divertiamo con un po' di ciclismo, che può essere su strada o in pista. Pronti? E vai, ciclismo, andiamo! Bicicletta, bicicletta, bicicletta! Super veloci, è la volata finale, dai, dai, che siamo quasi arrivati all'arrivo! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! È girato! Ok? Quindi facciamo fare una piccola corsettina, vanno un po' di pugnetti. Pugnetti. Fare un colpo pugno. Fare un colpo pugno. Fare un colpo pugno. Proviamolo con tutte e 2 le mani.
piano, più forte, pugni, 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 corsettino, pugni, 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 vai, 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 super veloci, super veloci. Ok, stop. Ginnastica artistica, che ha diverse specialità all'interno della gara, sono diversi per maschi e femmine. Però proviamo un po' a camminare sulla trave. Ok, proviamo sulla trave a fare un piccolo saltino. Le ginnaste lo sapranno fare meglio di me. Il salto pennello. Facciamo due o tre passi e un salto pennello. Vai. Uno, due, tre, salto. Ancora un'altra volta. Facciamo il salto del gatto. Tre volte anche questo, dai. Immaginiamo di camminare sulla trave di prima. Sono anche le gare di sollevamento pesi. Immaginiamo di avere un bilanciere pesantissimo, eh? Pesantissimo, pesantissimo. Proviamo per 5 volte. 1, 2, 3, 4, no, ma è pesantissimo. 5. Pronti? Sempre più difficile. 1, 2 e poi torniamo giù. 1, 2, 1, 2, vai, vai, pesantissimo, bravissimi, vi tiro con l'arco. Quindi noi siamo Robin Hood che incocchiamo la freccia e vai, e tiriamo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dai, facciamo anche con l'altro braccio, intocchiamo la freccia, prendiamo bene la mira e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sport che fa parte degli Olimpiadi. Ebbene sì, il tennis. Non abbiamo le raccette in casa, sennò rischiamo di romper tutto. Pallina piccola, la mano o una padella può tranquillamente fungere da racchetta da tennis. Proviamo a palleggiare un po' sulla mano senza far cadere la palla. Cambiamo anche mano. Più difficile. Mano dorso, mano dorso, palmo al dorso, palmo al dorso. Una bella con la mano aperta, una bella partita del tennis. Poi pronti? Un bel diritto, un bel rovescio, pronti con tutte e due le mani insieme. Poi c'è la volée di destro e la volée di sinistro. Grazie di aver fatto le Olimpiadi con me, spero che vi siate divertiti e speriamo di vederci presto. Grazie bimbi, ciao! Arrampicata, atletica, badminton, baseball, beach volley, calcio, canoa, canottaggio, ciclismo, equitazione, ginnastica, golf, hockey, judo, karate, lotta, nuoto, nuoto artistico, pallacanestro, pallamano, pallanuoto, pallavolo, pentathlon, rugby a 7, scherma, skateboarding, softball, sollevamento pesi, surf, taekwondo, tennis tavolo, tiro a segno, tiro con l'arco, trampolino, elastico, triathlon, tuffi, vela.